Scusa, e tu invece? Io ci ho provato a cambiare le cose con la letteratura. Sì, io ho scritto 11 romanzi di impegno civile, sì, e il libro sulla storia ufficiale del partito. Hai dimenticato la collaborazione ai testi di Guerreali, di come si chiama? La fattoria delle ragazze si chiama. Guardate che l'esperienza della televisione è molto formativa e quando mi invitano io ci vado sempre. Io mi sporco le mani, io sperimento, provo, io non passo la vita a fare la snob. Senti un po', stai dicendo che un romanziere impegnato ha una sorta di vantaggio, diciamo, di salvacondotto rispetto al romanziere che si occupa, che ne so, di sentimenti? Ma certo che stai dicendo, Dadina, questo. La causa, certo, per la quale uno impegna la propria vita non è secondaria. Metti l'importanza di costruire una famiglia, di dedicarsi con sacrificio e impegno quotidianamente all'educazione dei ragazzi. Io e Eusebio abbiamo 4 figli, facciamo insieme un percorso, progettiamo. Io faccio i salti mortali per essere madre e donna, ma alla fine della giornata sento che sono stata utile, che ho fatto qualcosa di interessante, di importante. E noi invece che non abbiamo figli, secondo te dovremmo accarezzare l'idea del suicidio? Ma non parlo di te, naturalmente. Parla di me. Dadina, lo sai quanto ti stimo, no? Tu sei una donna cazzuta. Usi cazzuta in uno dei tuoi 11 romanzi? Sì, uso la parola cazzuta nei miei romanzi. Ci provo ad essere moderna. La modernità cazzuta. De gustibus. Quante certezze, Stefania. Non so se invidiarti o provare una forma di ribrezzo. Sì, ho delle certezze. Ho 53 anni. Portati benissimo. Ho 53 anni, ho sofferto, mi sono rialzata e adesso ho imparato molte cose dalla vita. Bene, vedo che non ribattete più, finalmente. Stavo bevendo, niente che... Stefano, non ribattiamo perché ti vogliamo bene, non ti vogliamo mettere in imbarazzo, ma insomma tutte queste vanterie, tutta questa ostentazione seriosa di io, questi giudizi sprezzanti tagliati con l'accetta, nascondono una tua fragilità, un tuo disagio e soprattutto una certa serie di menzogne. Noi ti vogliamo bene, ti conosciamo, certo conosciamo anche le nostre menzogne, ma proprio per questa, a differenza tua, finiamo per parlare di vacuità, di sciocchezzuoli, di pettegolezzi, proprio perché non abbiamo nessuna intenzione di misurarci con le nostre meschinità. Ma di che menzogne stai parlando? Tutto quello che ho detto è vero, è come sono, è quello in cui credo. Ti prego, mi vanto di essere un gentiluomo, non mi fa crollare l'unica certezza che ho. No, No. Adesso tu per favore mi dici quali sarebbero le mie menzogne e le mie fragilità, bello mio. Io sono una donna con le palle, parla, avanti, su, parla. Su donna con le palle crollerebbe qualsiasi gentiluomo. Stefa, l'hai voluto tu, eh? In ordine sparso. La tua vocazione civile ai tempi dell'università non se la ricorda nessuno. Molti invece ricordano personalmente un'altra tua vocazione che si esprimeva a quei tempi, ma si consumava nei bagni dell'università. La storia ufficiale del partito l'hai scritta perché per anni sei stata l'amante del capo del partito. I tuoi 11 romanzi pubblicati da una piccola casa editrice foraggiata dal partito, recensiti da piccoli giornali vicini al partito, sono romanzi irrilevanti, lo dicono tutti. Questo non toglie che anche il mio romanzetto giovanile fosse irrilevante, su questo ti do ragione. La tua storia con Eusebio. Ma quale? Eusebio è innamorato di Giordano, lo sanno tutti, da anni. Pranzano tutti i giorni da Arnalda al Pantheon, sotto all'attaccapanni, come due innamoratini, sotto alla quercia. Lo sanno tutti e fate finta di nulla. L'educazione dei figli che tu condurresti con sacrificio, minuto per minuto. Lavori tutta la settimana in televisione, esci tutte le sere, pure il lunedì, quando non si manifestano neppure gli spacciatori di popper. I tuoi figli stanno sempre senza di te, pure durante le vacanze lunghe che ti concedi. Poi hai, per la precisione, un maggiordomo, un cameriere, un cuoco, un autista che accompagna i ragazzi a scuola, 3 babysitter. Insomma, come e quando si manifesta il tuo sacrificio? Queste sono le tue menzogne, le tue fragilità. Stefano, madre e donna, hai 53 anni, hai una vita devastata, come tutti noi. Allora, invece di farci una morale, di guardarci con antipatia, dovresti guardarci con affetto. Siamo tutti sull'orlo della disperazione, non abbiamo altro rimedio che guardarci in faccia, farci compagnia, pigliarci un po' in giro. Oh no.